Vuoi mangiare il pesce, ma non ti piace la puzza? Sarà tipo questo il titolo del video? E vi giuro mi è venuto in mente così. Non sono impazzito, ne parliamo. È un argomento interessante. Credo che non facciamo nomi, perché io ho visto un articolo, l'ho pensato da quell'articolo, però non penso facciamo nomi perché tanto non è quello il caso. Ma oggi parliamo di questo, ovvero delle situazioni in cui vogliamo il 100% positivo nella nostra vita. Cioè, voglio questa roba, ma non voglio la conseguenza di questa roba. Quindi voglio mangiare il pesce, ma non voglio sopportare poi la puzza del pesce. Ok, da lì deriva il titolo. E questa cosa l'ho vissuta in prima persona. Io l'ho vista nei confronti di tante altre persone e trovo che sia uno dei problemi che abbiamo oggi nella società, ovvero il fatto che vorremmo tutto perfetto. Tutto ma meraviglioso. Ma secondo me possiamo anche raccontarla l'intervista, cioè non è... Diventa un po' dissing, no, capito? No, sì. Beh, ne abbiamo parlato l'altro giorno, secondo me non lo era, però se preferisci così va bene. Facciamo di no. Ok. No, va bene, allora, però secondo me non era un dissing, cioè perché era uno spunto di riflessione che ci ha dato tutto lì. Ok, prendiamo una situazione specifica nostra. Ok, sì, okay. Parliamo di parliamo quella. Parliamo di no. Vabbè. È sempre la cosa migliore, è davvero ci è capitata questa cosa. Tu dici... Voglio fare dei video, ok? E voglio fare dei video di intrattenimento, ok? E voglio fare dei video di intrattenimento molto generici. E quindi arrivo a tanto pubblico. Quello che abbiamo fatto su Tuplayers e su TikTok per un sacco di anni. E siamo riusciti ad avere un sacco di pubblico. Perfetto. Tu inizi a fare questa cosa e ti rendi conto che parte del sistema di questa cosa è dover pubblicare tutti i giorni. Esatto. Perché se non pubblichi tutti i giorni, sparisci. Perché sparisci? Perché tu stai creando un contenuto di intrattenimento leggero e semplice basato sulla quotidianità. E quindi la quotidianità diventa uno dei punti fondamentali di ciò che crei. E fin qua ci siamo. Pensate le trasmissioni stile quelle di Gerry Scott in TV. Sono quotidiane perché sono basate sulla compagnia, sì, non sì, sulla qualità assoluta. Ok? E quindi non puoi farlo una volta a settimana. Bene. Se io dico, scelgo di far questo perché ovviamente una cosa quotidiana porta più visualizzazioni e quindi mi porta a determinati benefici ed è quello che preferisco fare, bla 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 bla, e poi però mi lamento, ehi però devo pubblicare tutti i giorni, sono stanco, sono stressato, ma come faccio, c'accio più, non si ferma mai, ma mio Dio! Ma... Lavoro anche durante le feste! Sono le frasi che tutti allora, noi youtuber almeno una volta sì, abbiamo detto, tutti allora quanti. Vuoi mangiare il pesce, ma non vuoi la puzza di pesce. Esatto. Questa roba qui... è ovunque, è da tutte le parti. E io vi dico, sarebbe bellissimo ovviamente che tu puoi dire faccio una cosa basata su un contenuto quotidiano, però ogni tanto sai che c'è, pazienza, non pubblico e arrivederci, grazie. Ma l'hai scelta tu quella strada e quella strada ha anche questi difetti e fanno parte del gioco. E quindi questa roba è molto importante perché altrimenti ci si convince dello sbagliato. Cioè che tu sei la vittima poverina, no, ci si che convince povero che, cucciolo, che le colpe arrivino sempre da un qualcosa di esterno che non può dipendere da noi. Quindi in questo caso, perché dai, diciamocelo chiaro e tondo, come dicevo prima, sono frasi che abbiamo detto tutti almeno una volta, ti convinci che YouTube mi costringe a pubblicare tutti i giorni perché altrimenti poi io sparisco e perdo il lavoro. E invece sei tu con il tuo contenuto che devi pubblicare tutti i giorni perché altrimenti la gente giustamente non ti vuole vedere una volta ogni mille se il tuo contenuto è semplice ed è intrattenimento da compagnia giornaliero, che va benissimo che esista quel tipo di contenuto perché nella vita abbiamo bisogno di tutto, delle cose più serie e delle cose più leggere, quindi va benissimo, però se hai scelto quella strada devi anche sottostare a certi ritmi lavorativi. Oppure, questo è quello che oggi penso di me stessa in primis, quindi non me ne lamento più. Oppure, altro esempio, se parli a quel tipo di pubblico, poi non ti lamenti che quel tipo di pubblico non è quello adatto a te. Io ho visto tante situazioni, che è successo anche a noi, è successo anche a noi, e ho visto tanti altri youtuber che decidevano di fare contenuti per i bambini di 6-8 anni, però poi dicevano, ma sai che c'è, io però voglio anche essere volgare, oppure voglio anche tipo far vedere tutto il lusso della mia vita. E allora dici, ehi, aspetta, sei scelto questo, non puoi fare anche Chiara Ferragni, perché ti sei scelto tu un pubblico che ti dà grandi benefici e grandissimi guadagni, proprio perché è piccolino, proprio perché tante cose varie. Perché rimangono tanto perché nella rimangono tante forma, piattaforme, cioè, eccetera, eccetera. Allora poi accetti che non hai anche questo, altrimenti sei un bimbo cacciato, viziato, che dalla vita vuole tutto e poi scopri che comunque tutto non lo tieni, cioè non è che c'è molto a girarci intorno, tu ci provi, cerchi di prenderti comunque tutto, ovvio. E poi non succede. E quindi secondo me dobbiamo capire che ogni cosa
porta qualcosa e toglie qualcos'altro. Esempio stupissimo: vince la lotteria, non c'è niente di più fortunato, ok? Quello che sperano tutti poi. Quello che sperano tutti, ah, così a mia vita. 50 milioni, perfetto. La prima cosa che ti arriva è ansia, stress e rotture nei legami familiari. Perché? Perché ti fanno la croce sopra se non gli dai un po' di soldi. A parte che quando vince la lotteria la notizia è pubblica, quindi tutti sanno chi sei. Hai l'ansia che quei soldi spariscano, che qualcuno te li rubi. Hai la preoccupazione di come utilizzarli. Ti arrivano una valanga di cose anche negative, non solo positive, perché immediatamente hai qualcosa da proteggere che prima non avevi. Sì. Ok? E allora questa è la dimostrazione più palese che nulla è gratis. Tutto quello che scegliamo ha delle cose belle e delle cose negative. Un calciatore ha la fortuna di poter guadagnare giocando a calcio con quello che gli piace e ha la sfortuna della fama, che è una rottura di palle, dei giornalisti che sono una rottura di palle, che ti vengono lì a dire domande però... senza senso, che non capiscono neanche come funziona il contropiede. Certo, certo, ti fanno domande random. E tu sei lì che devi sopportare, devi accettare che c'è anche quello. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. E alcuni non lo reggono quel gioco e scoprono che rinunciano a giocare a calcio perché non reggono quella fama. Succede tante volte, abbiamo tanti calciatori che non reggono mentalmente, mi viene Pogba in mente come tra gli ultimi, ma ce ne sono stati tanti che mentalmente non hanno retto sotto tanti punti di certo, vista. Certo, perché poi comunque è pesante, sì, quello, non è che il difetto diventa cioè, leggero. Non è che se magari hai avuto la fortuna, il talento, tutto quello che vuoi, che ti ha fatto raggiungere delle cose, allora vuol dire che le cose negative non ti pesano. Certo che ti pesano, ci sono. È vero che esistono, ma non devono essere il tuo male maggiore, non deve essere, capito, la tua giustificazione per lamentarti tutti i giorni della tua vita di quello che hai o non hai. Soprattutto perché è facile vedere solo la parte alla destra. Io ho visto un'intervista di The Rock che mi aveva sorpreso molto perché lui parlava, io arrivo da famiglia povera e non mi lamenterò un giorno della mia vita della fama. Perché gli avevano perché chiesto, mi ha dato tutto questo. Mi pare che nell'intervista gli avessero chiesto se per lui era pesante sopportare tutta quella fama e lui aveva detto quello che comunque non se ne lamenterà mai neanche un giorno della sua vita perché comunque gli ha dato tanto e se anche ogni tanto è stressato per la fama comunque lo accetta perché capisce che quello che ha preso è più di quello che gli è stato tolto, quindi dalla parte negativa, perché ovviamente la fama ti toglie privacy, ti toglie cioè, un sacco di non cose. Non è che non è un problema, ragazzi, no, per certo, la fama certo che è una rottura di palle enorme, l'ho vissuta molta meno della sua, ragazzi, è veramente pesante ed è tostissima. Però l'accetta e vi dico, secondo me il punto è trovare nella vita delle cose che ci piacciono talmente tanto da poterne accettare anche i difetti. Se non riusciamo a reggere i difetti di quella cosa, forse quella roba lì non ci piace abbastanza. E vale per tutto, vale anche per una relazione sentimentale, cioè non è che possiamo pretendere che troviamo una persona che ci capisce, che ci ascolta, che ci piace esteticamente, che in ogni momento fa la cosa giusta e dice la cosa giusta, che... tutto perfetto. No, ragazzi, cioè voi siete perfetti? No, non lo è neanche la persona con cui starete. Ma dovete capire se i difetti di quella persona vale la pena sopportarli certo, nella vostra vita. Certo. Non cercare di farli sparire o dire, ah no, aspetta, cambio persona perché questo c'ha i difetti. E no, c'ha i difetti anche il prossimo. E ce li hai anche e tu. E ce li hai anche tu, quindi guardati anche allo specchio. E vale veramente per tutto. Relazioni umane, studio, lavoro, la vita. La vita è così. Ogni cosa ha un prezzo. E se vogliamo mangiarci un buon pesce, accettiamo che ci puzzeranno le mani alla fine, quando avremo finito di mangiare sto pesce, o ci puzzerà la casa quando di lo pesce butti. Per 45 anni. Sì. E va bene così, e farà parte del gioco e sarà la parte negativa di una cosa bella. Cercare di sradicare tutto il negativo come se la nostra infelicità arrivasse da lì, e uno è fuorviante perché in realtà la nostra infelicità arriva dalla nostra stessa esistenza, quindi non perdeteci tempo. E seconda cosa, non funzionerà, non serve a nulla, diventate dei brutti bambini che cercano di aver tutto e che tutto non potranno avere e che però ne mentre sbatteranno i piedi a destra e a sinistra perché, certo. Poi, perché poi è quello. Quindi vi dico, anche quando capitano notizie, ne ho visto anche da poco, di uno streamer internazionale che si lamentano che è faticoso, che è pesante. No, ma È vero, è pesante. Chi lo è confronta vero. Alla fabbrica è scemo come una guerra, perché sì, è faticosa la fabbrica, in un modo diverso è faticoso lo streaming. Li volete paragonare? Andiamo a fare i calcoli di equazioni mistiche per scoprire cosa è più faticoso. Sono fatiche diverse, ok? Ed ciò non vuol dire che è faticoso sia uno che l'altro.
E infatti, se prendete una persona che lavora in fabbrica e capita e lo rendete uno youtuber, dopo un anno si lamenta di YouTube, eppure dovrebbe essere abituato alla fabbrica. Beh, ma è molto semplice, ti abitui a quello a cui fai. È pieno ed è faticoso di creator che facevano lavori comunque super umili prima poi di avere successo con lo streaming o con YouTube, e comunque poi li senti lamentarsi di nuovo anche di quello, perché ci abituiamo alla vita che viviamo e ogni vita ha le sue fatiche e le sue difficoltà che sono differenti. Quello che però bisognerebbe vedere è: la fatica in fabbrica mi porta uno stipendio con cui sopravvivere a malapena, ok? La fatica dello youtuber magari ti porta un guadagno col quale vivi bene. Allora bisognerebbe avere l'accortezza, secondo me, di sapere quando va bene lamentartene e quando no, cercando di bilanciare tutto, ma non perché lo devi agli altri, perché altrimenti io vi dico: vabbè raga, sei in fabbrica, però sei fortunato rispetto ai bambini in Africa. Non c'è fine. Sei fortunato rispetto ai bambini con le malattie. Non c'è fine, esatto, a questo giochino. Si chiama populismo, ok? Ed è stupido, è becero, è solo i sessantenni sui social continuano a farlo. Purtroppo no. E però sembra giusto e ragionato, e in realtà non lo è, perché come vedete ve l'ho appena smontato. Il punto è: ognuno di noi soffre a priori, perché fa parte dell'esistenza, e soffriamo in modi diversi. Devi però capire che certe situazioni ti danno di più, e quindi comunque sei in una situazione privilegiata rispetto a tante altre persone, devi apprezzarlo, ma per te stesso, non per dire: ah però poverini gli altri, tanto alla fine non ce ne frega niente di nessun altro. La verità è che quando andiamo a dormire ce ne frega solo di noi stessi, siamo tutti fatti così. Quindi almeno per te stesso capisci che quello che stai prendendo è più dei difetti, e mettiti l'anima in pace, perché è anche giusto così. Ed è il motivo per cui si lava la sua gratitudine. Non perché sparisce tutto il problema. No, certo. A noi, la nostra vita non sparisce il problema, ma non ce ne lamentiamo lo stesso, perché comunque metto il piatto sulla bilancia e dico: è così, ok, allora sto zitto. Esatto. Non c'è niente da fare. Poi, se sento bisogno di sfogare, andrò a farlo privatamente con delle persone con le quali mi posso sfogare, e come lo farò abbiamo fatto anche pubblicamente. Con la mente coach, ad esempio, sentivi il bisogno di buttare fuori certe cose, l'abbiamo fatto in privato con una professionista. Sì. Cioè, fai anche quello. Poi, raga, ogni tanto scappa chiunque, e io penso che chi in streaming 8 ore al giorno è più facile che ti scappi qualcosa, perché io perché nel caso lo posso anche tagliare. Sì, se me ne rendo conto che ho detto la scemenza, la posso tagliare, però capisco che in streaming, cioè, probabilmente scapperebbe pure a me. Sì. Quindi ogni tanto non facciamo neanche tipo la crocifissione per la prima cosa che una persona dice. Semplicemente il problema è quando arrivi davvero a convincerti che il problema della tua vita è Blix e non puoi più vivere senza. Che ogni tanto lo vediamo nei ricchi che si convincono che finché non comprano quella borsa non possono star bene. O quell'auto. E lì capisci, cioè, dove è finito il cervello? È finito a giustificare tutto quello che gli manca come la rovina della loro vita. Ma la rovina della loro vita non sta lì. Quindi, mangiatevi il pesce e accettate la puzza di pesce. Fate qualunque cosa nella vostra vita accettando che avrà anche dei difetti, delle problematiche, e trovate semplicemente qualcosa nella vita che vi piace abbastanza da dire: sai che c'è? Ci sono questi problemi? A me stanno bene, a me vanno bene, li accetto e me li faccio andare bene. Vi faccio un esempio stupido. Uno sportivo mediamente quante volte si opera nella vita? 5-6 volte? Ok, in 15 anni di carriera io non ce la farei. Ok, loro lo fanno e l'accettano. Non facciamola semplice, ragazzi. Le operazioni chirurgiche sono una roba che ti mette ansia, che ti mette spavento, che ha dei tempi di recupero lunghi, che sono dolorose, e ne fanno tante. Pensate alla carriera di Neymar, quante volte lo hanno operato. Io non lo reggo. Ed era lui che mi ha fatto vedere le clip in cui urlava di dolore quando faceva quei trattamenti. Io quella io roba guardato, non detto, la reggo. Non lo farei mai. Io non ce la farei mai. Datemi i suoi soldi. Io vi dico no, non esatto, ci riesco, esatto. Non è per me. Lui lo fa perché gli piace anche il calcio. Poi gli faranno comodi i soldi e sono ottimi, ma gli piace in primis il calcio e quei difetti li riesce a sopportare. Trovate nella vostra vita quello che vi permette di sopportare i difetti della persona, del lavoro, dello studio o di qualunque altra roba. Bello. Te lo dici da solo? 10. Non dovresti dirlo. No, posso dirvelo da solo se esce bene. Sì, secondo me si è capito bene. Anche secondo me, dai. E proveremo questo titolo per vedere se incuriosisce. Quindi fa ridere. Tanto su YouTube. Esatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.